E anche oggi si sgambetta un attimino per smaltire il pranzo di Natale e la cena della vigilia, Santo Stefano, la tombolata, bottiglie di vino, panettoni, pandoro e quant'altro. Praticamente sto rotolando, infatti si vedono anche le occhiaie. E 27, mi sono preso la mattinata libera per farmi una passeggiata in montagna e oggi vi porto a vedere la cascata di Bruzzolo. Saremo quasi 100 metri, neanche tanto, e ecco il sentiero che qualcuno di voi già riconosce per salire su fino alla cascata. C'ho anche già il fiatone. Bruzzolo ha una cascata come tantissimi altri comuni della valle, però il comune furbatamente ha creato una centrale idroelettrica per la produzione di energia data proprio dalla caduta forzata dell'acqua. Quindi risparmiamo e teniamo anche pulito l'ambiente perché non usiamo combustibili fossili o quant'altro. La piccola produzione riesce a fornire soltanto il comune, però c'è, non è male. Ed è anche meta per gli escursionisti per andare a farsene, fare una bella fotografia dietro la cascata. Adesso vediamo se ci arriviamo. Percorso del cavolo. È attaccato a Bruzzolo, adesso ci vedere. Quindi se qualcuno vuole venire a trovarci, qua il dirupo, il fiume è questo qui sotto, questo qua, Bruzzolo, quello lì, quel comune lì, questa è la Valsusa che va da est a ovest, quello frontale è il parco dell'Orsiera. E come sempre scrivono i clienti di sottofondo. Voilà. La vista della roccia da un po' più vicino. Saliamo ancora un po'. Siamo nel nulla, eh. E finalmente siamo arrivati. Pesantuccia come camminata. Sì, pesantuccia perché sono io che sono pesante. Di per sé la salita, l'ascensione non è così tosta, saranno 200 metri, 300 metri di dislivello. Questa qua è la Val di Susa. Da lì spunta la cascata. C'è il fiume che porta la cascata. Eccetera, meglio. Da quei ghiacciai in alto. E questo è il sentiero di discesa. Sentite già i primi rumori. La telecamera vibra un pochino, ma come potete immaginare, il sentiero non è dei più facili. Già c'è umidità per la cascata. Per di più siamo a fine dicembre. Ecco, già si comincia a intravedere. Qua volendo si può venire con le famiglie. Io in estate ci vengo sempre con i cani, con Sally, Pongo e con mia moglie. Non è un percorso per nulla faticoso, presa con un po' di allenamento, non nulla di trascendentale. Ovvio, bisogna sempre avere un minimo di equipaggiamento, di vestiario sportivo. Comunque siamo in montagna, quindi scarpe da ginnastica e pantaloncini poi potete evitare, scarponcini, comunque scarpe da trekking. Comunque
siamo comunque in montagna e evitare di farsi male è la cosa principale. Ed ecco qui la roccia del Belvedere. E qua abbiamo la cascata. Che non ghiaccia mai. Praticamente questo è uno degli affluenti della Dora. E va giù a strapiombo. Appena tornati dalla giornata di lavoro, un uomo affranto dalla dura giornata a produrre torna a casa e si aspetta giustamente la moglie, che pensa a lui, bella accomodante, che gli ha preparato una bella cenetta, e invece... E invece? Ta 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 ta! Insalata. La roba che non si sa manco che cos'è, grissini. Cosa vuoi? C'è l'antipasto piemontese. E la faccia d'Alice incazzata. Quello sì, sempre. Mezzo tagliere. Perché mezzo poi, scusami? Spiegami, perché mezzo? Sono gli avanzi, Marco, perché adesso te lo sei già mangiato. Quando? Nei giorni scorsi. Non lo so. Più o meno. Vabbè, ma scusami... Ho lavorato fino ad adesso, però noto dei dettagli, Trolatina. E qua cosa ci abbiamo? Ah, quindi non mi lascia stecchetto. Quando mai? Quando mai sei stecchetto tu? Tanto anche se fosse stecchetto ti fai cibo da solo. Vabbè, ci mancherebbe altro, su 34 anni ho imparato anche a cucinare, ci mancherebbe altro. E allora io a questo punto mi scelgo anche il vino. Allora, accendiamo un po' la luce perché si vede niente. Allora, quindi abbiamo detto rolatina di carne bianca, insalata triste, prosciutto crudo qua del macellaio di Bruzzolo. Cosa ci beviamo? Cos'è secondo te? Non è vero, fai tu. Dubbi. Qua i vini stanno calando. C'è ogni giorno che passa. Non si capisce perché. Questa scena la conoscete a memoria. Però è vuota, non c'è più niente qua. Allora. Io andrei su qualcosa di leggero. Barolo eviterei. Di nuovo ci affidiamo sempre al battaglione. Che dici? Ratti? Battaglione? Barbera d'Asti 2019? Te va? Aggiudicato? Anche pronta la pasta. Anche pronta la pasta. E vai. E con il Barbera la pasta. Vai a vedere cosa stiamo bevendo, vai.